È una giornata brutta, stiamo andando, noi abbiamo paura che ci siano cattive notizie e abbiamo paura anche che i ragazzi qua reagiscano male. Questa è la paura. Nero il cielo di Civitavecchia che accoglie gli operai dell'Alcoa allo sbarco dal traghetto, nero l'umore di chi all'alba si prepara un'altra giornata di lotta per tenersi stretto il posto di lavoro. Non dovevamo arrivare agli ultimi giorni così senza avere nessuna certezza. Era da risolvere prima, c'erano i tempi, siamo 4 anni in lotta. E invece l'ultimo giorno arriva, mentre a Porto Vesme è già iniziato lo spegnimento degli impianti. L'ultima occasione per cercare di raddrizzare il destino, l'incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo Economico fra azienda, sindacati ed enti locali. Andiamo a Roma per chiedere il rispetto dell'articolo 1 che c'è nella Costituzione italiana, che il Presidente della Repubblica conosce molto bene, che è il diritto al lavoro. Siamo venuti a Roma per avere la risposta! Il viaggio in pullman sembra infinito, concede tempo per pensare al passato trascorso in fabbrica e al futuro pieno di incognite. Ho fatto 23 anni in questa società, Alumix, Alcoa e tutto quanto. Io e mio figlio, che è una bambina di 14, e una di 8, cosa gli do? Cosa gli do? Unidos, Unidos della lotta! Il suono di caschetti sull'asfalto che abbiamo imparato a conoscere scandisce la partenza del corteo, nel quale si mischiano i sindaci e gli operai che per 4 giorni hanno vissuto su un silos a 70 metri d'altezza. Questa è l'eredità delle miniere, l'eredità lasciata dai nostri nonni, dai nostri padri che ci hanno lasciato l'industria. Il corteo arriva sotto al Ministero dello Sviluppo e sono ore e ore d'attesa tra rabbia e stanchezza. Sale la tensione, le bombe carta, le forze dell'ordine rispondono con una carica d'alleggerimento, una decina di contusi alla fine. Qualcuno allontana anche l'esponente PD Fassino. Ma con la calma tornano solo gli slogan e i fischietti fra chi aspetta ancora di sentire la parola salvezza. Abbiamo dato il sangue per loro e loro se ne stanno andando via, lasciandoci le macerie. Non è giusto, da qui non ce ne andiamo se non otteniamo un risultato. Grazie.